sono nel Merindo Fiore e te leggo due testi, uno del 99 e uno più recente. Il primo testo è un autoritratto, fa parte appunto di un... che fa parte appunto di una raccolta di autoritratti di poeti italiani curata da Sergio Zuccaro, che doveva essere qui con noi questa sera, purtroppo per disguidi tecnici diciamo non è potuto essere presente. Quindi vi leggo il mio autoritratto e dopo leggerò un altro testo che si intitola Il corpo del poeta. Dunque, ho conosciuto il Merindo Fiore da bambino. Assistette al parto di una gatta, al serpente nei pressi delle rose, nel 56 alla neve, mai alle cerimonie del mare. Ora che ne ha 51 di anni non lo riconoscerei. So che molto è stato distratto dalle pupe, so che è stato a Parma nello specchio, che ha sfiorato molti libri, regina che ha sfiorato Jacopo una mattina d'inverno del 73 in Santa Felicita e che già sfioriva. So che ha sfiorato Velázquez come fosse un annegato e Tex per via di quel cappello da Pessoa, un killer. So che si è dipinto in battaglia da disertore e che sta invecchiando a Bagheria fra i mostri del principe. So che è andato alla torre sul Neckar verso la misteriosa gentilezza del pazzo ed era chiusa. So che vorrebbe un epitafio scritto da Ezra Pound come fosse stato Lipo che morì ubriaco nel fiume giallo. Ora che ne ha 51 di anni non lo riconoscerei. Dicono che ha buttato in aria l'anima a Sermoneta nel 96 e da allora, oltre ad essere senza ombra, è falco, femmina intermittente, gioca con la macchina del fumo e il suo amico François Sacco, psicanalista, asserisce che il fumo lo sta portando a fuoco. Lui di ciò dubita e il suo autoritratto lo sta scrivendo l'altro suo sosia miope. Dicono che è quasi gas. Ora che ne ha 51 di anni non lo riconoscerei. So che coltiva l'amnesia. Il corpo del poeta invece è un testo molto più recente, dedicato a un'amica poetessa che si chiama Maria Benedetta Cerro. È una riflessione su chi è un poeta, che corpo ha un poeta. Stasera abbiamo degli esempi, no? Però in effetti il corpo del poeta è inconoscibile, nel senso non sappiamo dove si nasconde. Può essere un farmacista, un meccanico, un astronauta, ma non abbiamo, mentre abbiamo del farmacista, dell'astronauta e del meccanico un'idea corporale, del poeta non sappiamo dire mai che corpo abbia. Il corpo del poeta è corpo minore, un corpo per sentito dire. Ha le mani di Sibilla, occhi bruciati dalla calce che somigliano all'anice nell'acqua. Quando guardano lo specchio lo deformano, ha l'udito del sordo e non ha olfatto. A memoria ascolta il canto del lupupa e il suono del corno. La lingua del poeta confonde il gusto dell'assenzio col colore del pistacchio. Il corpo del poeta, quando si veste, si traveste, col broccato, col velluto, con la cenere, come fossero stoffe rubate in un mercato fra le mosche. A volte si veste da pavone, a volte da cantante di tango, a volte è nudo. E quando è nudo il corpo del poeta è fatto di vocali da lutto messe a nozze. Il corpo del poeta, quando si dà a vedere, è un trucco cavo. Quando si occulta,
è una nuvola di talco o gas, è trasparente, come chi è sul punto di partire, sembra precipitare da un affresco del baciccio, è illusorio, anestetico, flagrante. Il corpo del poeta è un plagio che si avvita. Per entrare nella casa attraversa la soglia a porta chiusa e nella casa si perde perché sa che la casa è labirinto. Il corpo del poeta che cammina somiglia all'Homme qui marche e al signor Steve che si smarrisce mentre va al bordello. Il corpo del poeta è un'esca che esce dalla bocca a volte a viva voce, a volte a viva mutezza. Il corpo del poeta è corpo di poetessa nel suo nulla, che succhia i papaveri per dimenticarsi. Il corpo del poeta è il corpo di un altro, che al suo posto fa l'ombra, sente i dolori, lo sgomento, e che muore se muore. Grazie.